Sono arrivata in Italia alla fine degli anni 90. La mia famiglia in Algeria era una famiglia aperta, libera. Ho avuto un'infanzia felice, ho potuto studiare. La mia uscita dall'Algeria è stata una questione di sicurezza. In quegli anni il terrorismo impediva di vivere. Anche i più semplici spostamenti per andare in città o all'università erano diventati pericolosi. In Italia ho continuato a studiare. Per molti anni sono riuscita a tornare con frequenza in Algeria. Adesso sono molti anni che non torno. Quando in Algeria è scoppiato l'Iraq, io sono scesa in piazza, ho partecipato alle manifestazioni e attraverso Instagram e Facebook ho potuto informarmi, partecipare, anche se da lontano. Avevo continui scambi con amiche, con gruppi femministi in Algeria. Le femministe in Algeria sono molto forti. Siamo riuscite a chiedere l'abrogazione del codice di famiglia, ma è una battaglia vinta a metà, con le modifiche del 2005. Iraq ha ridato forza e visibilità alle donne e alle femministe in Algeria. In Algeria facevo attività politica. Nella mia famiglia tutti facevano attività politica, facevo riunioni, andavo agli incontri, ma poi la paura ha preso il sopravvento. Hanno iniziato a mettere le bombe anche contro i civili, nei mercati. Io sono femminista e come me mia sorella. Per me è stato importante l'esempio di alcune donne, rientrate dalla Francia, figlie di algerini in Francia, che hanno creato movimenti femministi in Algeria e che ci hanno aiutato a capire il ruolo della donna al di fuori del lavoro riproduttivo. Anche in Italia abbiamo provato a creare momenti di aggregazione e incontro fra le donne algerine, ma il lavoro, i figli e anche il tempo che serviva per spostarsi da una parte all'altra della città ci hanno frenato. Quando è iniziato l'Iraq siamo usciti tutti. Sebbene esistano differenze fra noi algerini in Italia, siamo comunque tutti algerini, siamo tutti usciti. Tutti volevamo il cambiamento. Siamo usciti tutti per chiedere il cambiamento. Eravamo tutti insieme, tanti uomini, tante donne. Le donne di solito sono attive in modo diverso, più negli spazi privati. All'inizio almeno non c'erano differenze. Tutti volevamo il cambiamento. Poi si parla dopo delle differenze. Ho avuto informazioni sulle manifestazioni grazie a Facebook, perché prima non avevo molte relazioni con gli altri algerini in Italia, perché non mi fidavo, perché gli algerini che sono qui spesso sono molto chiusi, scelgono percorsi di inserimento individuale, non c'è apertura verso il femminismo, verso la libertà della donna, sono molto conservatori. Anche le donne che sono venute qui per ricongiungimento, spesso senza vedere il marito quindi, non le frequentavo. Poi ho partecipato attraverso i social, in collegamento con la mia famiglia giù, postando molte cose su Facebook. C'erano diverse pagine su Facebook, anche di algerini che vivono in Italia, che ora continuo a seguire molto, sia qui in Italia, ma anche le iniziative che vengono fatte in Francia, dove gli algerini sono molto attivi. Io lotto ancora per i diritti delle donne, ma questo purtroppo mi espone alle volte anche ad accuse o insulti, perché sono femminista. Dopo la caduta di Bouteflika c'è gente che ha accettato il cambiamento così come è avvenuto, in continuità. C'è gente algerina in Italia che alla fine si è allineata con Tebboune, che in qualche modo ha legittimato il governo, anche per paura che l'Algeria possa ripiombare nel conflitto civile, come la Siria, la Libia. E poi, per noi che siamo all'estero è difficile, a volte mi dicono, cosa volete di più? Volete che l'Algeria diventi come la Siria? Oppure vuoi che vengano fuori i fratelli musulmani come in Egitto? E poi cosa vuoi? Tu sei in Italia, che c'entri con l'Algeria? Invece, secondo me, la comunità all'estero ha avuto un ruolo importante, perché quelli di fuori rappresentano anche quelli che sono dentro al paese. Tutti i consolati dovevano comunicare la pressione che facevamo qui, ad esempio. È un modo di fare pressione. Fuori dall'Algeria, in tutti i paesi in cui vivono, gli algerini sono scesi in piazza a sostegno del cambiamento. Noi in Algeria siamo nate per combattere, ma non siamo ancora arrivate a quello che immaginavamo. Non siamo ancora arrivati neanche alla metà. Qualche passo in avanti è stato fatto grazie all'Iraq. L'Iraq continua, anche ora con tutti i limiti imposti dal Covid. Bisogna continuare a lottare, anche partecipando alla battaglia giù. Ma ci vogliono altre generazioni per produrre il cambiamento. Bisogna partire dalla scuola, dal programma di istruzione,
La scuola è la prima cosa che bisogna cambiare perché lì i nostri figli sono formati. Dobbiamo cambiare la scuola, lì è uno dei principali problemi. E poi il mondo del lavoro, perché nel mondo del lavoro le donne sono sottorappresentate. Il modo che abbiamo per sostenere questa priorità è sostenere le donne che lavorano nel settore dell'uguaglianza. Associazioni che sostengono l'istruzione per le bambine, anche semplicemente sostenendo progetti che permettono alle bambine di arrivare a scuola, pagando mezzi di trasporto.